Bentornati a un'altra puntata del Processo alla Regata, Rolex Capri Week, tutta al femminile questa puntata. Guardate qua, guardate come sono belle, tutte truccate, tutte con i tacchi, tutte vestite da sera, meravigliose queste veliste. Allora, ve le presento, ma non ci sarebbe bisogno, ma insomma, benvenuta al Processo alla Regata a Cristiana Monina. Partono gli applausi, diciamo, in sovraimpressione. Claudia Rossi, Francesca Klapcic, e dico Francesca Klapcic, e Giovanna Micol. Abbiamo praticamente, quante partecipazioni olimpiche abbiamo? Giovanna, quante ne hai fatte? Due. Due, Giovanna. Franci? Due. Due, siamo a quattro partecipazioni olimpiche. Qua ne avremo forse, chissà, dai, ci stiamo provando con la nostra Rossi, con la nostra Claudia, che adesso però non avrà partecipazione olimpica, però gli parti di campionato, no, del mondo, d'Europa, di J70, insomma di tutte le cose che sappiamo. E Cristiana è un personaggio. Cristiana in questo caso è il comandante, eh? In questa puntata Cristiana è il comandante. Cristiana, ci racconti bene cosa... Vedete che hanno questo nome, Spirit of Europe, che è già un bel nome, considerando che tra una settimana si vota per le elezioni europee. Allora, per questo spirito europeo, tutto al femminile, ma con la vela nel sangue, Cristiana Monina ci spieghi cos'è questo equipaggio femminile con il quale state correndo questa bellissima Rolex Capri Week. Bene, grazie. Ma l'equipaggio femminile, in realtà noi ci conosciamo da un po' di anni, no? Abbiamo regattato insieme giusto qualche mese, no, dai, scherzi a parte. Abbiamo avuto questa opportunità di avere lo Swan 60 del cantiere Nautor e ci hanno dato questa opportunità di mettere insieme un team femminile, e devo dire che alla fine è venuto su un team femminile di altissimo livello. Le ragazze sono bravissime, le manovre a bordo vengono tutte bene, ovviamente vorremmo continuare perché ogni giorno andiamo sempre meglio, no? Quindi avremo l'esigenza di allenarci un po' di più. Detto questo, il mio ruolo passeggera, perché alla fine quando sono così brave c'è poco da fare. Passeggera che gira la ruota però, eh? Passeggera che gira la ruota del timone. Senti, ma Claudia, allora, tutte le vittorie in famiglia, questo enfant prodige, enfant terrible, petit terrible, e il mondo, diciamo, dei One Design, che ti ha fatto venire voglia poi di provare la classe olimpica. Stai provando l'FX con Erika Ratti, sappiamo tutto, abbiamo pure la tua allenatrice qui, adesso ci dice un po' di cose. Però così all'improvviso, d'amblè, tu Swan 60, vabbè che tu un po' di Far 40 pure l'avevi fatto, quindi raccontaci questa Rolex Capri Week dal tuo punto di vista. Ma per me è la seconda volta che partecipo a questa regata, la prima volta, come hai accennato, sono venuta qua col Far 40 ed era già stata una bellissima esperienza. Sicuramente col Swan 60, con un team tutto femminile, è ancora più divertente e entusiasmante. E rispetto all'inizio vedo che stiamo migliorando un po' tutti a bordo, perché comunque dovevamo prenderci un po' una mano, ma sicuramente è un'esperienza che ci porteremo dietro. Ma questo fatto di migliorare piano piano, tu che insomma hai detto sono passeggera con la ruota, insomma sei il comandante, quello che sei sei, però questo migliorare poco per volta, anche i ruoli, come sono stabiliti i ruoli a bordo, Cristiana? Ma abbiamo, allora, a partire dalla prua, Alessandra Angelini, Giovanna Micol e Monica Rampoldi. All'albero, e diciamo connessione tra prua e poppa, Alessandra Petri. Poi abbiamo una serie di ragazze, da Sara Vani, Pamela Marchesini, aiutatemi a ricordarle tutte quante. Livia Piccioni, che fanno, aiutano, aiuto prua, perché ovviamente in una barca così grande 60 piedi, la difficoltà è spostare le vele, perché pesano veramente tanto. Poi non sono vele da regata, nel senso, regattiamo con delle vele semi regata, quindi è la difficoltà maggiore. Quindi abbiamo veramente una grande squadra che le muove di continuo. Scendendo alle scotte, abbiamo alle drizze, abbiamo che coordina veramente la parte clou dell'equipaggio, la Francesca Klapcic, alle drizze, insieme al comandante della barca, che è Claudia Dezio. Scendendo ancora verso poppa, abbiamo alle scotte Claudia Rossi, Elena Orioli, la Petra Kliba e... ok, poi... nel pozzetto abbiamo un'altra ragazza bravissima, un'americana, la Sally Barkov, che per noi è un ruolo, è di fondamentale importanza, perché lei tutto il giorno è lì che regola le vele, drizza scotte, quindi riesce a mettere veramente in assetto la barca. Poi ci sono io al timone, che ci alterniamo ovviamente. Giulia Conti che fa?
Giulia è la nostra tattica, è la nostra tattica ed è la persona che tiene alto il morale, perché sapete che è una persona molto giocarellona, quindi alla fine tiene alti gli animi. Speriamo che tenga alta anche questa puntata, perché la stiamo cercando, speriamo che ci venga a fare una comparsata all'ultimo momento prima che chiudiamo la puntata. Allora, qui abbiamo queste quattro partecipazioni olimpiche, io sono francamente così, ecco, vorrei fare un omaggio a questa, a tanta storia velica che voi rappresentate, ma nel caso di Francesca aggiungiamoci pure la Volvo Ocean Race, l'ultima edizione, no? Con Tarde Titan Plastic. Allora, questa Rolex Capri Week, come ci si arriva da questa storia così bella del vostro passato, e poi nel caso tuo anche, e nel caso di Giovanna, qual è un po' il futuro, cosa dirà il futuro? Beh, sicuramente è una bellissima regata, è una bellissima opportunità riuscire a fare. Purtroppo e oggi abbiamo regatato bene, però penso che non sia bastato per riuscire a fare un buon risultato. E sicuramente una barca per certe cose molto simile a quella che è il Vol 60-65, e un po' il concetto dei carichi a bordo, no? Soprattutto per chi arriva dalla deriva, ogni tanto è un concetto molto distante, si cerca magari di regatare con quello che si ha in mano. Su queste barche qua i carichi sono enormi, bisogna imparare proprio i crossover per le varie condizioni, capire che spesso purtroppo bisogna andare anche con le più piccole rispetto a quello cui uno è abituato, magari su un 49er o su un 470. Siccome abbiamo persone come Sally, Barco, tutte le ragazze che hanno fatto Olimpiadi, che veramente possono insegnare un sacco anche semplicemente a come muoversi in barca, a come gestire i carichi in barca, come caricare e scaricare dei winch, che diciamo non hanno proprio 2 kg di carico, quindi penso che sia una bellissima esperienza per tutti e sì, penso che speriamo di far meglio i prossimi giorni, dai, magari un'esperienza che poi può servire per qualcosa, adesso ne parliamo, del futuro ne parliamo. Giovanna, invece il tuo ovviamente anche di racconto e di pareri di questa Rolex Capri Week, quante siete a bordo in tutto, proprio come numero? 16 ragazze tutte quante insieme, pensa. Stanno d'accordo? Guarda, è molto interessante perché secondo me siamo riusciti a trovare dei bellissimi equilibri e riusciamo a... ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa cosa deve fare, e c'è tanta collaborazione, tanto impegno e tanta volontà da parte di tutte. Quindi si sente anche del bel silenzio ogni tanto in barca, che magari uno potrebbe pensare che solo ragazze magari non ce la farebbero, no? Questa è interessante. Un'altra cosa interessante, ma tu per venire a fare questa Rolex Capri Week hai lasciato a casa le bambine con tuo marito? No, che con mio marito. Lui sarà in qualche vela da qualche altra parte. Michele adesso è col 32 in Sardegna e qui. Quindi avevo sperato in questa cosa un po' anche. Speravi, vero? E invece niente. Sono coi nonni. E questa mattina hanno fatto: mammina, quando torni? Queste marinaie che vanno in giro per il mondo e lasciano, vabbè. Allora, Cristiana, questo fatto di che si va d'accordo in 16 ragazze in barca mi piace molto e credo che sia anche nello spirito un po' dei lavori che tu fai, no? Tu fai tanto team building, fai tante cose per le aziende, provi come la vela sia un'occasione per creare spirito di squadra, per fare le cose a modino, insomma, farlo una volta tanto con delle veliste esperte, brave, anche titolate, è un po' una conferma di tutto ciò. Sì, devo dire che per me in questi giorni sono riuscita a ricreare delle belle case history da riportare poi nei lavori con le aziende, perché è ovvio, dire che sia tutto perfetto diremmo una bugia. È difficile anche perché non abbiamo neanche avuto modo di allenarci più di tanto, però penso che poi alla base di tutto la cosa più importante sia la comunicazione, ma quando parlo di comunicazione è anche comunicare tra di noi ciò che in quel momento ci piace e ciò che invece vorremmo cambiare.
che spesso lo diamo per scontato e da lì nascono i malintesi. Quindi devo dire è stata veramente una bella esperienza, mi porto a casa nuovi elementi e nuovi valori sui quali poi ragionare. Nuovi valori, nuovi spunti, quindi siamo già nel futuro, nel caso di Claudia qui più che futuro siamo nel presente. Stai seguendo l'Europeo FX a Weymouth, quello che sta succedendo un po', ti stai informando? Sì, ho guardato un paio di volte le classifiche, ma è una cosa ancora un po' distante dai per noi. Dobbiamo ancora allenarci e lavorare tanto sulle basi. Senti, dopo questi primi mesi sia di allenamento che di regate, compresa la World Cup di Genova, che idea ti sei fatta di questa barca? Perché tu bene o male venivi dal One Design, hai detto proviamoci, adesso l'hai provata, cioè hai testato con mano proprio materialmente queste benedette ali, questo Jennaker. Che impressione ti ha fatto? Ti sembra un cavallo imbizzarrito che stai capendo come domare e lo domeremo? Allora, a me mediamente mi piace sempre alzare l'asticella, per cui non mi spavento di fronte a queste cose, però sì, la barca è un bel cavallo imbizzarrito, è molto fisica, è molto faticosa, per cui bisogna imparare a domarla. E lo faremo in quanto tempo? So, prendiamoci un po' di tempo. Brava. Allora, visto che ce l'abbiamo qua, sentiamo cosa ne pensa anche la nostra allenatrice, la vostra allenatrice, Francesca Klapcic. Tu come hai impostato il lavoro con Erika e Claudia? Cioè che tipo di timing, di processo, diciamo, di crescita vi siete dati? Guarda, dato che è stata così diplomatica, non aspetta, posso. Prima ricordiamo, aspetta, perché ricordiamo che tu sei stata campionessa del mondo e d'Europa insieme a Giulia Conti di questa classe nel non lontanissimo 2015, quindi non è che stiamo parlando di chissà cosa. Appunto. No, come ha già anticipato Claudia, sicuramente una barca impegnativa, perché bisogna allenarsi tanto, bisogna lavorare tantissimo, creare degli automatismi che non sono semplici. E Erika arriva da un passato già sulle derive, sulle classi olimpiche, quindi magari per certe cose è un po' più abituata. Per Claudia all'inizio è stato un lavoro enorme arrivare da barche a chiglia e mettersi in gioco con una classe così difficile come il 49er. Sono molto ottimista perché nel poco tempo che abbiamo avuto hanno fatto dei passi da gigante. Sicuramente all'inizio i miglioramenti sono per fortuna esponenziali, quindi diciamo che ancora è un bel lavoro di così, no? Un grosso lavoro da fare. Speriamo di arrivare al lavoro di fino abbastanza velocemente, però l'impegno è massimo e per me è anche una grandissima esperienza. Essere dall'altra parte è comunque un motivo anche per me di imparare cose nuove, mi devo mettere in gioco tutti i giorni, perché andare in barca è una cosa, cercare di trasmettere a qualcun altro quello che uno sentiva in barca è spesso difficilissimo, quindi. Questo è molto interessante da parte tua. Senti, tu sei anche diventata molto, diciamo, seguita, molto, hai appassionato tanta gente per la tua partecipazione alla Volvo Ocean Race. Eri il volto italiano di questa, della regata insieme ad Alberto Bolzan. Cosa si parla di Ocean Race per quanto riguarda il futuro e per quanto ti riguarda in particolare, anche considerando che forse, insomma, stiamo tutti aspettando buone notizie da una possibile stopover o qualche altra cosa a Genova? Sì, la regata è ovviamente una regata incredibile. È appena finita a luglio, la prima, cioè quando qualcuno mi chiedeva lo rifaresti, la prima risposta era no, è un incubo. Ora se qualcuno mi chiede rifaresti, purtroppo sì, perché diventa quasi una droga, no? Vai fuori in mare, la cosa che vorresti di più di tutto è vedere la terra sparire, essere in mezzo al mare e fare un sacco di miglia, quindi purtroppo la rifarei. Mamma, questa ragazza, cioè, è irrefrenabile. Allora, le due Olimpiadi, adesso poi ha fatto il giro del mondo, adesso sta riscoprendo il ruolo di allenatrice nel portare queste ragazze, però nello stesso tempo sente, purtroppo, dice lei, ma l'irrefrenabile bisogno di lasciare la terra e fare migliaia di miglia. Dove vai, Francesca? Non so, vediamo un attimo. Sicuramente Genova sta spingendo per avere uno stopover in Italia, sarebbe finalmente l'opportunità in Italia per avere una tappa qua da noi. E poi per quanto riguarda una barca italiana, era già una grande speranza nella scorsa edizione, purtroppo poi non si è riuscita a fare neanche una barca mezza italiana, mezza olandese. Speriamo bene, se c'è qualcuno... Parliamo per scaramanzia, diciamo, stavolta, dai. Se qualcuno
se qualcuno trova come farla. Lanciamo un appello, bisogna fare questa barca italiana per la Ocean Race, che non sarà più Volvo Ocean Race ma Ocean Race, che avrà forse anche un prologo, una tappa su Genova. Voi poi, tu e Giovanna, avete avuto una cosa in comune, la stessa timoniera, Giulia Conti. Ma com'era Giulia? Era uguale? Cioè, tu, due parole su Giulia, vediamo se collimano con le sue. No, un grandissimo talento e per fortuna abbiamo trovato subito un affiatamento enorme con il 49er e in poco tempo siamo riusciti ad avere ottimi risultati, quindi una grande timoniera, un grandissimo feeling con la barca. E io dall'altra parte magari ero più, diciamo, lavoratrice, quindi il mix penso che abbia funzionato proprio alla grande. Quindi Francesca dice grande talento, grande timoniera, feeling. Ho fatto due api operaie. No, vabbè, Giulia è una grandissima timoniera, è appunto un grande talento che va supportata e seguita in ogni suo momento, no? E quindi trovare il giusto ritmo, riuscire a prendere il suo ritmo e riuscire a dare il massimo insieme a lei era la cosa più importante per riuscire a costruire la concorrenza. E si sta, diciamo, confermando un talento anche da allenatrice, perché ha preso un equipaggio di due americane e le sta portando in alto. Vabbè, questa adesso abbiamo evocato tanto Giulia Conti, ma Giulia Conti non si vede, quindi che dobbiamo, pazienza. Invece Giovanna, futuro per futuro, il tuo futuro adesso, a parte il fatto che i piccoli ti chiamano e vuoi tornare a casa a fare la mamma, però insomma, ma anche tu, che cosa ci sono due senza tre, ecco, tra l'altro c'è pure sta cosa, ma insomma vabbè. Dai, non si dice, vabbè, ma è il tuo futuro velico invece? Guarda, sono armatrice di un Melges 24 insieme a mio marito. E quindi andiamo a divertirci a fare le regate in famiglia. E pure la barcolana a sto punto. Abbiamo vinto la barcolana, aspetta, e da armatrice abbiamo vinto la barcolana insieme a Giulia Conti al timone, a Franci e ad altre amiche, a Selli, a Flavia Tartaglini e a Giulia Pignolo. Che meraviglia, vabbè raga. Sono diventata armatrice. Capito che meraviglia? Capito cosa succede alla Rolex Capri Week? Quante cose ci sono qui in banchina? Abbiamo sentito Olimpiadi, Mondiali, allenatrici, miglia, giri del mondo, team building, voglia di Olimpiadi, di mettersi sempre in discussione. Vabbè, insomma, tutto questo e anche molto altro è la Rolex Capri Week. Questa puntata del processo alla regata si conclude in gloria. Ringraziamo Cristiana Monina, Claudia Rossi, Francesca Klapcic, Giovanna Micol. Tra poco un'altra puntata, vi dico già che ci sono dei personaggi molto importanti da seguire. Alla prossima, e salutiamo anche Giulia Conti, già che ci siamo. Ciao Giulia, grazie.